Ciao a tutti ragazzi, altra partitozza Modern Combat 5. Andiamo a vedere di progredire con la nostra nuova arma che ho sbloccato tra l'altro ieri ragazzi per il ricognitore. Si tratta ragazzi della FS80 e andiamo a vedere se abbiamo sbloccato qualcos'altro da poter aggiungere. Allora, ok, andiamo a impostare il mirino olografico, quello che uso sempre. E lo usiamo, andiamo a vedere se abbiamo sbloccato qualche altro rompifiamma, ma al momento abbiamo sbloccato soltanto. Allora, questo è il primo, che calerà la nostra potenza, la nostra gittata. Poi abbiamo scaricato il silenziatore per mitra e l'altro silenziatore, sempre per mitra, ma mi cala troppo la potenza ragazzi. Per il momento io lascio il rompifiamma e cercherò di aggiungere altri rompifiamma man mano che li andrò a sbloccare. Quindi andiamo a vedere se abbiamo sbloccato il caricatore grande. Vi ricordo ragazzi che ieri quando ho fatto un video con questa arma avevamo il caricatore standard che aveva 50 munizioni da sparare. Andiamo a vedere quante munizioni andrà ad aggiungere con quello più esteso. Andiamo a spararci come sempre ragazzi un'altra partitozza tutti contro tutti. Poi magari nei prossimi giorni ragazzi sai che faccio? Vado a fare un po' di partitozze tipo VIP, controllo zona, cattura bandiera, squadre e magari anche tra gruppi se riusciamo a coincidere con i ragazzi del gruppo. Speriamo di riuscire a fare anche qualche partitina a gruppo. Comunque, allora, caricamento in corso, vediamo che mappa ci capita oggi. Andiamo a vedere, ci sta mettendo un pochettino. Proviamo qualcosa? Ok, vantaggio, grande ragazzi. Bella questa mappa. Ok, spazi aperti, andiamo a vedere come si comporta quest'arma anche con bersagli molto più distanti, visto che è una mappa molto ampia e ha anche molti spazi chiusi che comunque possiamo combattercela anche negli spazi chiusi. La prima per cominciare, andiamo a sparare subito questo di schiena, prima uccisione ragazzi. Eccolo che adesso sto giro mi ha fregato lui e chiaramente si è beccato il punticino. No, l'ho preso anch'io ragazzi. Ok, vediamo questo qua di fronte. Riesco a prenderlo magari. Non ho guardato quante munizioni abbiamo. Alla fine non ci ho neanche guardato. Dai, sì, fammelo ammazzare, cacchio! 38% rimasto. Mi ha ammazzato con una Bosch 3 Pro. Mi sembra di averlo beccato anche ieri in battaglia questo qui. Che aveva la Bosch 3 Pro con la bandiera francese. Granata! Vediamo se riusciamo a beccarlo questo. Altra granata! Ecco che sono boscato di dietro. Beccarlo! No! Ok ragazzi, abbiamo fatto soltanto due uccisioni per il momento. Devo un attimo scaldarmi. Sono come un motore diesel praticamente ragazzi. Mi scaldo piano piano, ma poi quando mi scaldo vado, eh. Non ho ancora guardato le munizioni che abbiamo a disposizione. Vediamo. Abbiamo 55 munizioni. Praticamente ragazzi 5 munizioni in più del caricatore standard. No! Con una Sering 9, un'altra arma ragazzi che non ho ancora provato, dovrebbe essere uno dei fucili questo mi sembra. Che io con i fucili tra l'altro sono anche un pochettino indietro ancora, farò anche partite con i fucili nei prossimi giorni per vedere di mandare avanti anche il pesante. Allora, andiamo qua sopra. Uccisione e colpo alla testa. Questo è stato un colpo di fortuna ragazzi, perché ho sparato un po' a cacchio a random e non ho guardato con il mirino in modo da mirare al meglio. Un po' impegnativa questa cosa. Quando mi trovo con delle nuove armi ragazzi sono un po' frinco nella giocare. Cacchio, questo ci ha ammazzato con una Norbok 38, un fucile da cecchino molto potente anche questo ragazzi. Uno dei fucili che fa parte anche del mio armamentario.
Dai su! C'è qualcuno qui dietro? C'è nessuno? Granata. Qui c'è qui. Qualcuno? Altra granata. Sopra, ragazzi, ecco, l'hanno già seccato degli altri. Vediamo se riesco a beccare questo qui dietro. Uccisione. Eh beh, con il fucilino da cecchino, sto girando, te è andata male, ciccio. Proseguiamo, ragazzi. Vediamo di fare più uccisioni possibile in questa partitozza. No, oh, per poco, ragazzi, sparato alle gambe. Non hai fatto in tempo a caricare l'arma? Nessun problema. Ecco che vediamo magari di beccare questo alle spalle, ragazzi. No! Caricamento l'arma in corso. L'abbiamo fregato per poco, ragazzi. Scappiamo da questa zona. Quando ci ricapita uno così, ragazzi? Comunque, ragazzi, con la Bosch 3 Pro mi sembra che sia molto più leggera perché riesco a correre più velocemente rispetto a quest'arma qua. Non lo so, sembra, è un'impressione mia, non ho capito bene ancora, ma mi sembra che corra un po' meno. In effetti, che poi ieri alla fine l'ho fatta una partitozza con la Bosch 3 Pro e mi sembra che vada più veloce con quella, ma infatti anche dalle immagini comunque si vede che è un'arma leggermente più piccola, quindi magari più maneggevole nella corsa. Ecco, facciamo un inseguimento, ragazzi. Vediamo se riusciamo ad averla meglio su di lui. Granata, altra granata. Zaccagnata, ragazzi. Altra coltellata, ragazzi. Ci sto cominciando a prendere la mano, come vi dicevo ieri, ragazzi, con il coltellino. Ogni tanto anch'io, dai, faccio qualcosa di buono con questo coltellazzo qua. Uccisione. Siamo a 13 uccisioni, ragazzi. Caricamento arma, no. In questo momento era meglio che non la caricavo l'arma, mannaggia, ragazzi. Comunque, un minuto al termine, ragazzi. Abbiamo fatto 13 uccisioni, non credo che siamo morte tantissime volte. Comunque, andremo a vedere dopo i risultati, ma non c'è niente male. Direi che un miglioramento c'è nella. Chi è che me l'ha ammazzato? Un miglioramento c'è in questa nuova arma. Dai, su! 13 uccisioni, siamo rimasti 13 uccisioni. Stiamo facendo una morte dietro l'altra. Vorrei riuscire ad ammazzarne almeno un altro, ragazzi, prima di completare la partita. Andiamo a vedere se riusciamo a beccare quello da dietro. Granata. Altra granata. Dove scappi? Lo prendiamo? Non lo prendiamo. Ce lo siamo presi noi, ragazzi, in quel posto. E niente, ragazzi, mancano 8 secondi al termine, ormai direi che uccisioni non se ne parla più, anche se a volte non è mai detto. Oh, non ce l'abbiamo fatta. Comunque, ragazzi, anche oggi ci siamo fatti il nostro sfogo quotidiano. Proseguirò con quest'arma sicuramente per potenziarla il più possibile. Ci stiamo avvicinando sempre di più al livello 93. Abbiamo praticamente. Siamo arrivati. Freno di volata pesante, lo stiamo quasi per sbloccare, ragazzi. E freno di volata pesante anche questo. Che cacchio. FS. Ah, ok, per la pro. E niente, pian piano, ragazzi, stiamo progredendo con il gioco e farò altri video nei prossimi giorni. E grazie a tutti del vostro ascolto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!